sono qui con un'acconciatura dedicata alle feste e per queste feste appunto ho deciso di realizzare una treccia un po' particolare che è quella che indosso adesso. Spero che vi piaccia, se vi piace seguite questo tutorial. Ciao! Ok, tiro i capelli all'indietro. Ovviamente se avete tipo delle frange, dei ciuffetti potete lasciarli anche sciolti se vi piace. Io per esempio questa parte che è un po' più corta mi piace lasciarla sciolta. Per quanto riguarda il resto, prendo la parte superiore morbida dei capelli. Ok, come faccio di solito, la lascio morbida tirandola all'insù, vedete, con una forcina la vado a fermare sulla testa. Ok, questo punto prenderò un elastico, un qualsiasi elastico. E andrò a creare una coda bassa laterale. A questo punto separerò i capelli in due parti. Ok, una per comodità la leggo con un elastico, così non mi dà fastidio, e comincio a creare una treccia. Se avete i capelli ricci, distendeteli con le mani. Separo in tre parti e creo una treccia classica. Mi raccomando, non fatela stretta, tenetela abbastanza larga. Ok, a questo punto sciolgo quest'altra e uso l'elastico per bloccare momentaneamente la treccia. Ok, a questo punto vedete la treccia, se la tengo così sulla spalla, il lato dritto è questo. Vado a tirare la parte esterna, vedete la parte di capelli più esterna, cioè tutta questa, la tiro leggermente con le dita verso l'esterno. Questo farà sì che la mia treccia si allarghi di più. A questo punto faccio la stessa cosa con quest'altra parte di capelli. Ok, blocchiamo con un elastico anche questa qui. Facciamo la stessa cosa, tirando la parte più esterna da quest'altro lato.
Ed ecco fatto. A questo punto le sciolgo entrambe, tenendole bene, e le unisco sempre con l'elastico. A questo punto io utilizzerò queste fascettine qui, che sono quelle per alimenti, che servono per chiudere le confezioni di biscotti, di pasta. Queste qui, vedete. Ne ho prese due e farò questo. Ovviamente io ve lo faccio vedere adesso all'esterno, ma lo andremo a fare nella parte interna. Adesso che le due trecce sono unite, prendo le due parti più vicine e con questa fascettina le vado a unire tra di loro. Vedete, in questo modo. Lo farò a quest'altezza e anche un pochino più giù. Adesso per rendere più natalizia questa treccia un po' particolare, vado ad applicare questo fiore laminato rosso. Questo qui è stato fatto dalla mia mamma, che realizza queste cose molto carine fatte all'uncinetto. E la vado ad applicare qui, vicino all'elastico. Fatto. Abbiamo quasi finito, ora per terminare applicherò un pochino di lacca, visto che in queste giornate sono particolarmente piovose. Io applicherò una lacca anticrespo, che al momento sto utilizzando questa qui, non so se riuscite a vedere, forse con la luce non si legge tanto. Aspettate. Verde, non so se riuscite a leggere. Comunque, appunto, di questa marca Tè Verde che io acquisto nei Capello Point, e là, appunto, ne applico un pochino sulla parte sia superiore dei capelli sia laterale, per far sì che i vari capelluzzi non svolazzino. Ne approfitto, ne metto anche un pochino sulla treccia, oltretutto anche un buon profumo e darà l'effetto come se fossimo appena usciti dal parrucchiere. E poi appunto applicherò delle forcine, una a destra e una a sinistra. E voilà. Ed ecco fatto, la treccia è pronta, è realizzata. Io trovo che sia davvero particolare per un'acconciatura un po' diversa durante le feste. Spero che vi sia piaciuta, vi mando un bacio, vi faccio tanti auguri di buone feste, anche se probabilmente ci vedremo anche con qualche nuovo video. Un bacio a tutti e a presto, ciao!